Covid-19, tamponi e studenti. Oltre a quella in classe è prevista anche la modalità drive-in. Premetto che l'importanza della prevenzione è fondamentale e che tutte le province si stanno muovendo bene in tal senso. Mi chiedo però perché, per quanto riguarda gli studenti delle scuole primarie, secondarie e superiori, si adotta il sistema dei tamponi in classe piuttosto che la modalità drive-in. È una circolare diramata dall'Assessorato regionale della salute a prevedere la disciplina grazie alla quale, previo consenso dei genitori, sia necessario per i tamponi in classe che tramite drive-in è possibile sottoporre i figli a controllo. Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia all'ARSA, onorevole Daniela Ternullo. Nelle province di Siracusa, per esempio, conclude la parlamentare, l'ASP 8 adotta la modalità dei tamponi in classe con un inconveniente, l'assenza dei genitori, che amplifica le preoccupazioni nei vari plessi scolastici. Ecco perché, previa mia interlocuzione con gli uffici del Dipartimento di competenza, voglio chiarire che l'alternativa esiste, invitando ad effettuare i tamponi tramite la modalità drive-in. Così facendo non si preclude, anzi è richiesta la presenza di un genitore o di chi detiene la potestà del minore. Perché sottoporre i nostri figli, specie i bambini della scuola primaria e secondaria, a ulteriori disagi se per loro esiste l'alternativa ai tamponi in classe?